Hanno riaperto i battenti a Caltagirone dopo un lungo periodo di inattività il Museo dei Fischietti e il Museo della Fotografia, che sono entrambi ospitati nei locali dell'ex caserma carabinieri di Viale Principessa Maria. E grazie a un selfie, sì, proprio a un selfie che ci ha dato l'opportunità e alla disponibilità anche della città metropolitana di Catania di riaprire oggi, con questa bellissima giornata di sole, un polo museale unico nella specie. Il percorso ai fini della riapertura del contenitore culturale è stato quindi tracciato dal Lions di Caltagirone, che in collaborazione con l'ufficio del turismo della regione siciliana ha riaperto le porte del museo. Alla cerimonia di riapertura è intervenuto il neoassessore al turismo della regione siciliana Anthony Barbagallo. Iniziative come queste sono importanti perché possono mettere in rete l'offerta del sistema turistico regionale e quello del Calatino. Attorno a Caltagirone, comune UNESCO, città di grande prestigio, di grande tradizione, legata al Museo della Ceramica, alla storia di questa straordinaria comunità. Sul fronte delle istituzioni provinciali, la riapertura dei due musei è stata possibile grazie anche all'intervento dell'area metropolitana di Catania, che disporrà del personale di servizio e sosterrà le spese vive di gestione. Abbiamo ritenuto senz'altro riaprire questi musei storici di Caltagirone alla fruibilità del pubblico, perché è per l'indotto e per l'importanza che rivestono nella storia della ceramica di Caltagirone. A margine della manifestazione è stata inaugurata la mostra denominata Selfie col Barocco, che è stata realizzata in collaborazione con la galleria fotografica Anaf Ghirri. Fra le autorità intervenute, giunta a Caltagirone, anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Giuseppe Lupo. Il piacere di essere qui a Caltagirone insieme ad amministratori locali, insieme al nuovo assessore al turismo Anthony Barbagallo, per ammirare e apprezzare ancora una volta le ricchezze di questo comune. È un programma che dobbiamo, che possiamo rilanciare, di turismo culturale, che può portare in questa splendida città tanti turisti 12 mesi l'anno.